Il manifesto che vedete aveva suggerito all'umorista Mosca dei versi che forse qualcuno ricorderà. Sotto l'albero dell'albicocca sta Lodovico col tappo in bocca. Così l'orecchio del nemico non saprà nulla da Lodovico. Lodovico non parlava ed è stato necessario che la guerra finisse per sapere che cosa pensava e come sono andate certe faccende. Ai segreti del nostro spionaggio è dedicato questo servizio che narra la guerra dei codici. I soldati italiani si dibattevano nel fango dell'Epiro e della Macedonia. Il 28 ottobre, quando Mussolini ordinò l'attacco, era sembrato che dovessero fare una passeggiata fino all'Acropoli. Poi si delineò il disastro. Si cercarono le responsabilità e fu ordinata un'inchiesta sul servizio informazioni militari. Il SIM era comandato dal generale Cesare Amè, che inutilmente aveva tentato di moderare gli ottimismi della vigilia. Il servizio informazione da parte sua, da mesi già, aveva seguito lo sviluppo della preparazione greca, l'afflusso delle unità alla frontiera, l'organizzazione del terreno e soprattutto aveva messo in luce con molta efficacia le condizioni spirituali e morali con cui l'esercito greco si apprestava a difendere il suolo della patria. Di tutti questi elementi così raccolti, notizia era stata di volta in volta fornita sia alle nostre autorità operanti in Albania, sia al Comando Supremo in Roma. Avevamo attaccato la Grecia in una stagione inclemente, senza riserve, con scarse artiglierie e munizioni per 5 giorni. Gli aviatori volavano con le carte strappate in fretta e furia dagli atlanti geografici a casa prima di partire. Questo riferì il generale a me, a Mussolini, quando fu convocato a Palazzo Venezia. Dopo aver letto il rapporto, Mussolini batté il pugno sul tavolo e disse: «Eppure, generale, noi spezzeremo ugualmente le reni alla Grecia». La stessa frase che poi urlò ai gerarchi. Gli era piaciuta. Uscendo, il capo del SIM incontrò Ciano, che meno solennemente commentò: «Che fregatura». Dopo un inverno difficile, il 6 aprile del 1941, i tedeschi sferrano l'attacco ai Balcani. In Dalmazia anche la nostra avanzata è rapida, ma la situazione è divenuta critica nel settore albanese. Sulla frontiera settentrionale abbiamo poche truppe male armate che non possono far miracoli per resistere all'offensiva di 60 battaglioni jugoslavi lanciati verso Kukës e Scutari. Mentre le colonne motorizzate tedesche incalzano dal nord, noi rischiamo di restare imbottigliati fra greci e jugoslavi. In un palazzo di Corso Vittorio a Roma, dove è il comando del nostro servizio segreto, matura allora una delle beffe più clamorose dell'ultima guerra. Il generale Amè compila 2 messaggi. Uno ordina il ripiegamento delle unità jugoslave che puntano su Kukës. L'altro, diretto ai reparti impegnati nella direttrice di Scutari, dice: «Le dipendenti truppe sospendano ogni azione offensiva e si ritirino in direzione di Podgorica, organizzandosi a difesa». Firmato generale Simović. Simović è il comandante supremo jugoslavo. Amè ne ha studiato lo stile secco, severo, prima di compilare i marconigrammi. Il SIM, inoltre, sa quasi tutto sull'organizzazione del servizio radiotelegrafico avversario. 3 giorni prima dell'inizio delle ostilità, il comando jugoslavo ha cambiato codici e cifrari, ma i nostri specialisti sono già riusciti a ricostruirli. È così possibile cifrare i falsi messaggi e trasmetterli. Sono le 10 del 13 aprile. Mentre al fronte la battaglia in furia, comincia un'attesa snervante. I comandanti jugoslavi cadranno nel tranello. A Roma si intercettano marconigrammi che fanno sperare, altri allarmanti. «Confermateci l'ordine di ritirata», chiede la divisione Cetigne al comando di corpo d'armata Sarajevo. Ma Sarajevo inspiegabilmente tace.
Solo la mattina del 15 aprile arriva il contrordine. Lo Stato Maggiore di Simovic ha impiegato quasi 48 ore a stabilire che i marconigrammi sono stati falsificati. Ma ormai è tardi. L'offensiva si spegne mentre i soldati jugoslavi si chiedono perché ci fermano. E le truppe italiane sono passate al contrattacco, ponendo le premesse per il balzo verso Cattaro e Cetigne il 17 aprile, giorno dell'armistizio. Nell'estate del 1941 un convoglio inglese fu avvistato nel Mediterraneo centrale da un nostro sommergibile. Fu l'inizio di uno scontro che si protrasse per due giorni. Nella battaglia intervennero anche i nostri aerei siluranti e uno di questi attaccò una nave che, centrata in pieno, si inabissò di colpo. In quel tempo, ciascuna delle tre armi possedeva un proprio servizio di informazioni. Anche il controspionaggio agiva in maniera autonoma. La mancanza di coordinamento creò situazioni paradossali. Qualche volta i nostri agenti si denunciarono e arrestarono a vicenda. Solo in seguito l'attività fu unificata e il SIM giunse ad avere oltre 1000 dipendenti e 9000 informatori sparsi in tutto il mondo. Il servizio informazioni della Marina era il SIS. Ai suoi capi, l'affondamento così rapido dell'unità nemica suggerì un'idea audace. Una sera dal porto di Trapani uscì una flottiglia di pescherecci, ma uno di questi, il Maria Rosa, non andava a pescare. Un velocissimo motoscafo lo prese a rimorchio, lasciandolo poco dopo l'alba, molte miglia al largo, in vista della costa tunisina, esattamente dove si era inabissata su un basso fondale la nave inglese colpita dagli aerei siluranti. Il Maria Rosa aveva un equipaggio singolare. Uno dei finti pescatori era un abilissimo e coraggioso palombaro. A lui sarebbe spettata la parte più difficile dell'impresa, tentare il recupero dei codici, che sicuramente negli attimi drammatici del naufragio il comandante nemico non aveva fatto in tempo a distruggere. Il palombaro aveva studiato la nave su un modellino ricostruito dagli specialisti del servizio segreto. Muovendosi con cautela nel groviglio delle lamiere contorte, raggiunse la plancia. Qui, a due passi, c'era la sala delle carte, ma proprio davanti alla porta si imbatté in un ostacolo imprevisto. Era il corpo di un marinaio, rimasto impigliato fra due travi metalliche. Con le braccia spalancate, quel morto sembrava stesse lì a far da sentinella ai preziosi documenti. «Che succede? Perché non vai avanti?» chiedevano dal Maria Rosa attraverso il radiotelefono. Era difficile spiegarlo. Il palombaro dovette immergersi quattro volte. Raccolse carte, libri, tabelle, esplorando lo scafo palmo a palmo, frugando sul fondale, fra i cespugli di alghe da cui schizzavano frotte di murene spaventate. E infine trovò quel che cercava, una piccola cassetta metallica nella quale erano custoditi il libro dei segnali della Marina inglese, il regolamento dei servizi radiotelegrafici, uno dei codici della flotta e altri documenti di grande importanza. La missione era durata un giorno e una notte e avevamo avuto anche un po' di fortuna. Quando fu avvistato dagli aerei inglesi, il Maria Rosa era tornato ad assumere il suo innocente aspetto di peschereccio. Nella guerra dei codici, il nostro servizio segreto ottenne successi notevoli. Il gruppo P, cioè prelevamenti, era comandato da due ufficiali dei carabinieri, il colonnello Manfredi Talamo, caduto alle Fosse Ardeatine, una delle 15 medaglie d'oro del SIM, e il generale, maggiore a quei tempi, Eugenio Piccardo. Questa è la copia fotostatica di uno dei tanti documenti caduti nelle mani del gruppo P. Effettivamente, io e Talamo siamo entrati centinaia di volte nelle rappresentanze diplomatiche senza destare il minimo sospetto e senza compromettere i rapporti internazionali con l'Italia. Poco prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti eravamo riusciti ad impossessarci di un codice.
All'inizio delle ostilità, per un inspiegabile errore tecnico, le autorità americane non cambiarono la chiave del codice. Intercettando e decrittando i messaggi cifrati inviati dal Cairo al presidente Roosevelt, riuscimmo a conoscere giorno per giorno i movimenti, le perdite e la situazione operativa degli alleati durante tutta la battaglia per la riconquista della Cirenaica. Era come se americani e inglesi giocassero a carte scoperte. Rommel ebbe un aiuto insperato delle notizie che noi gli fornivamo. Durante la guerra, migliaia di messaggi radiotelegrafici si rincorrevano nello spazio. Ogni giorno ne venivano intercettati centinaia. Non era facile scoprire la chiave e la provenienza di quelli sospetti. Gli agenti avversari si spostavano di continuo e trasmettevano su lunghezze d'onda sempre diverse. La cattura di una spia lanciata col paracadute sulla costa adriatica fornì elementi preziosi per organizzare la caccia alle trasmittenti clandestine. La spia aveva un apparecchio ad onde corte. Per ricercare trasmittenti di questo tipo bisognava impiegare radiogoniometri mobili. Con questo sistema fu scoperto il caporete dello spionaggio inglese in Sicilia. Intercettate le trasmissioni, la zona di caccia si era sempre più ristretta: la Calabria, la Sicilia occidentale e infine Palermo. Un giorno i segnali clandestini guidarono i radiogoniometri mobili in un quartiere popolare. Qui, in una vecchia casa, si nascondeva la spia. La cattura di questo agente poté essere sfruttata con conseguenze imprevedibili dal controspionaggio. Un operatore italiano che aveva sostituito la spia restò in contatto con Malta. Il SIM prese praticamente l'appalto dell'Intelligence Service in Sicilia. Gli inglesi in questo modo fornivano informazioni preziose al nostro controspionaggio, che a sua volta, per non insospettirli, organizzò falsi attentati e sabotaggi. Capo del servizio operativo del controspionaggio dal gennaio del 1941 all'armistizio fu il generale Giulio Fetarappa Sandri. Ora racconterà come riuscimmo una volta a giocare i russi. Nella primavera del 1942 il controspionaggio arrestò un agente sovietico stabilito in Italia già da molti anni con falso passaporto svizzero che aveva impiantato la sua stazione radiotrasmittente clandestina in via delle Fornaci, nei pressi di San Pietro. Egli così sperava che le sue emissioni venissero confuse con quelle della Radio Vaticana. Noi sostituimmo l'agente nemico con un nostro operatore ed avviammo così un dialogo con Mosca che durò fino alla fine della guerra. I russi probabilmente non ebbero mai alcun sospetto perché essi stessi ci misero in contatto con altri loro agenti fino ad allora a noi ignoti. Scoprimmo che questi agenti corrispondevano fra di loro scambiandosi dei messaggi cifrati che depositavano in una fessura di un muro in Valle Giulia. A noi però interessava conoscere chi dirigeva questa rete spionistica e chi riforniva di denaro gli agenti nemici. Servendoci del solito collegamento radio, chiedemmo perciò a Mosca di farci avere dei fondi. Dopo 15 giorni Mosca rispose dicendoci di recarci al Palatino, nello stadio di Domiziano, dove in un punto prestabilito avremmo trovato dei dollari. Effettivamente nel luogo indicato trovammo $1,000 racchiusi in un astuccio vuoto di sigarette. Rimase però un mistero come e da chi questo denaro fosse stato nascosto. Potemmo in seguito accertare che si trattava di un agente sovietico venuto appositamente dalla Svizzera. Il SIM intuì per primo che le sorti della guerra erano definitivamente avverse, ma pur prevedendo la catastrofe non poteva far nulla per cambiare le cose. Così accadde alla vigilia dell'invasione alleata. Londra, nella primavera del 1943, esultava. La campagna d'Africa si avviava alla conclusione. Tripoli era perduta, in Tunisia cadevano le ultime resistenze. «Ora vi aspetterete di sapere», disse Churchill in un discorso, «che faremo un'altra cosa, certamente, ma permettetemi di non dirvi di che si tratta». L'altra cosa era l'attacco alla Sicilia. Gli alleati lo avevano deciso fin dall'autunno del 1942, ma ora che il momento era vicino, si voleva far credere a noi e ai tedeschi che l'obiettivo fosse un altro. Da una base navale dell'Inghilterra meridionale salpò verso la metà di aprile del 43 il sommergibile Seraph. Solo il comandante e i quattro ufficiali sapevano che non sarebbe stata una missione come le altre e nessuno dell'equipaggio, certamente, sospettava quale fosse il contenuto del misterioso involucro lungo più di 2 metri imbarcato all'ultimo momento.
Nella cassa c'era, ricoperto di ghiaccio secco, il maggiore William Martin, dei Royal Marines, o meglio, il cadavere di un uomo del quale non si saprà mai il vero nome, morto di polmonite in una clinica di Londra e che l'Intelligence Service aveva trasformato in un corriere militare. I tedeschi sapevano che i corrieri inglesi giungevano in Nord Africa sorvolando la Spagna. Se uno di essi, vittima di un simulato incidente aereo, fosse stato trovato nelle acque spagnole, nessuno, forse, avrebbe sospettato dell'autenticità dei documenti di cui era l'autore, e i documenti dovevano far credere che lo sbarco alleato non sarebbe avvenuto in Sicilia. Il Seraph navigò per 10 giorni. Alle 4 del 30 aprile era ad un miglio da Huelva, una cittadina sulla costa atlantica della Spagna, 200 chilometri a nord di Gibilterra. Il mare era deserto. Il cadavere fu issato in coperta, tratto dal suo involucro. In presenza dei soli ufficiali, il comandante mormorò una preghiera. Poi, con una lieve spinta, il maggiore Martin partì per la guerra. Il Seraph comunicò all'ammiragliato che la missione era compiuta. Churchill era stato informato di tutto. Se l'operazione cadavere fosse fallita, i tedeschi non avrebbero avuto più dubbi sull'obiettivo dell'attacco alleato. Secondo i calcoli degli esperti inglesi, la corrente avrebbe dovuto spingere il corpo del maggiore Martin sulla spiaggia. Così avvenne. La mattina del 30 aprile, un pescatore avvistò il cadavere e diede l'allarme. Il verdetto dell'autopsia sarà asfissia per annegamento. La Spagna, come tutti i paesi neutrali, pullulava di agenti italiani e tedeschi. Il ritrovamento del cadavere, come l'Intelligence Service aveva previsto e sperato, non sfuggì agli informatori. Una lettera del vice capo dello Stato Maggiore Imperiale, Sir Archibald Nye, al generale Alexander, era fra i documenti che Martin custodiva nella sua borsa. Un'altra lettera, scritta da Lord Mountbatten all'ammiraglio Cunningham, comandante in capo del Mediterraneo, diceva fra l'altro: «Vi prego di rimandarmi Martin appena l'attacco sarà terminato. Potrebbe portarci un po' di sardine. Qui sono razionate». L'Intelligence Service aveva pensato che questo scherzo, un po' stiracchiato, sarebbe piaciuto ai tedeschi. Gli inglesi hanno sempre sostenuto che l'operazione cadavere riuscì perfettamente. Per ordine del maresciallo Keitel, comandante supremo delle forze germaniche, numerosi reparti vennero sottratti alla difesa della Sicilia. Può darsi che i tedeschi abbiano creduto al trucco dello sbarco in Sardegna, ma questa non era l'opinione del SIM. Molte cose facevano pensare che l'obiettivo dell'attacco fosse un altro. In primo luogo la dislocazione delle truppe alleate in Africa e le richieste rivolte dall'Intelligence Service al suo agente di Palermo, da noi controllato, che dimostravano un interesse preminente per la Sicilia. L'aviazione italo-tedesca, decimata, poteva ormai fare ben poco per disturbare i preparativi alleati. Ma i sospetti del SIM ebbero una conferma clamorosa quando un informatore fece pervenire a Roma il testo stenografico di un rapporto tenuto dal sottocapo di Stato Maggiore britannico ad un gruppo di alti ufficiali in Africa. Il rapporto indicava senza equivoci l'obiettivo del prossimo attacco. Questi fatti confermarono la prima valutazione del SIM sui documenti del Maggiore Martin. I documenti erano stati esaminati a Roma dagli esperti del servizio crittografico. Le firme, i timbri, la carta, tutto era sembrato autentico. Pure si ebbe subito l'impressione che si trattasse di una messa in scena. Il servizio crittografico aveva una grande e riconosciuta esperienza. Ogni mese, in media, passavano al suo esame 8.000 messaggi e documenti, cifrati o in chiaro. Lo comandava il generale Vittorio Gamba, che conosce 24 lingue ed è considerato uno dei maggiori crittografi del mondo. Fin dal primo momento il generale Gamba non credette all'operazione cadavere. Il 13 maggio Mussolini ricevette l'ammiraglio Dönitz e gli annunciò: gli alleati sbarcheranno in Sicilia.
Questo gli aveva detto poco prima il generale Amé, comandante del SIM. Poi cominciarono i grandi bombardamenti sulle città italiane. L'epilogo si avvicinava. Gli alleati sbarcarono in Sicilia il 10 luglio. Il servizio segreto aveva visto giusto e meglio dei generalissimi tedeschi. Fu la più sfortunata delle sue grandi operazioni. Fu anche l'ultima, perché ormai tutto era perduto.